Registrazione attivata. Chiamiamo l'appello. Allora, sono le ore 10:43 Sì. del 30 novembre. Armetta. Buongiorno, presente. Costantino. Presente. Cusimano. Presente. Galioto. Gattuso. Buongiorno, presente. Fiore. Assente. Megna. Buongiorno, presente. Puma. Presente, buongiorno. Sandovalle. Presente, buongiorno. Scafidi. Presente, buongiorno a tutti. 9 presente. Allora, vista la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta. Scrutatori Cusimano, Galioto, Megna. Se non ci sono osservazioni, vengono confermati gli scrutatori. Passiamo al punto sulle comunicazioni. Non ci sono comunicazioni da parte della Presidenza. C'è qualche collega che vuole comunicare qualcosa? Non vedo nessuno iscritto a parlare. Passiamo all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. La dottoressa ha corretto un verbale. Ne diamo lettura solo dalla parte relativa alla correzione, visto che già, precedentemente aveva già letto tutto il resto, e passiamo all'approvazione di tale verbale. Prego, dottoressa. Sì, il verbale era del 24 novembre e il consigliere Sandovalle chiedeva un altro intervento che aveva fatto. Io ho aggiunto. Allora, il dibattito continua con ulteriori, perché un primo intervento del consigliere Sandovalle già l'avevo letto. E solo la parte successiva. Il dibattito continua con ulteriori interventi del consigliere Sandovalle, che suggerisce al presidente di fare avere all'assessore pian piano tutto il lavoro che il consiglio ha prodotto negli ultimi 7 anni, perché anche il problema dei cinghiali è una vicenda che abbiamo affrontato in varie riunioni con organi esterni. L'amministrazione comunale, e queste sono le parole proprio messo tra virgolette, quello che ha detto il consigliere Sandovalle. L'amministrazione comunale vuole prendersi dei meriti che sono nostri, perché come dice il consigliere Puma, noi viviamo i problemi della città in prima linea e siamo i primi a cercare le soluzioni. Quindi questa è la parte che non avevo scritto del consigliere Sandovalle. Ok. Consigliere Sandovalle, si ritiene soddisfatto o no? Ok. Consigliere Sì, grazie Sandovalli, dottoressa. presente, sì. Va bene, Perfetto. allora passiamo all'approvazione di questo verbale. Se lo volete riletto tutto, ma l'avevamo letto precedentemente. No, va bene così, dottoressa, Va l'abbiamo già bene letto così. ed era solo questa Sì. parte, il consigliere conferma. Quindi passiamo all'approvazione di tale verbale con appello nominale. Sì. Armetta. Favorevole. Costantino. Favorevole. Cusimano, Favorevole. Galioto, Favorevole. Gottuso, Favorevole. Fiore, Assente. assente, Megna, Favorevole. Puma. Presente. No, favorevole, Favorevole. purtroppo. Ah, ok. Presente favorevole. Sandovalle. Presente favorevole. Scafidi. 9 Presenti, 9 favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti, quindi passiamo al punto numero 3, interrogazioni, mozioni. Passiamo alle mozioni, dottoressa. Scorriamo Sì. l'ordine del giorno se non ci sono prelievi.
Quale volete prelevata? Corriamo dall'inizio l'ordine del giorno. A che numero siamo arrivati? Siamo arrivati alla numero 13, che è già stata approvata. Allora, la numero 14 a chi? Di chi è? A che, chi è il firmatario? Il consigliere Cusimano, e vi leggo l'oggetto della mozione, un attimo solo. Aspetta, il consigliere Cusimano mi pare che sia presente o no? Non c'è più il consigliere Cusimano, non c'è. La 15? È sempre del consigliere Cusimano. 16? Sempre. Ce n'era solo una sua, ma l'abbiamo prelevata. L'avete prelevata? Dopo, scorrendo sempre, sono tutti di Cusimano? O ce n'è qualche altro? Di Cusimano. Allora, aspetti che controllo, perché a memoria sono tutti di Cusimano. Un attimo solo. Allora, ce n'era una sua, la 24, ma è stata prelevata e votata. Sì, sono tutti di Cusimano. Va bene, allora passiamo al prelevo della mozione numero 14, a firma del collega Cusimano, anche se non è presente, visto che ci sono solo le sue mozioni. Sì. Quindi si vota il prelievo, se non ci sono osservazioni. Aspetti, dobbiamo cambiare lo scrutatore Cusimano con Scaffidi. Quindi vengono confermati gli scrutatori Scaffidi, Galioto, Megna. E poi Allora. passiamo a Cusimano, scusi, Scaffidi, Galioto, Megna. E poi passiamo al prelievo della mozione numero 14, a firma del collega Cusimano. Se non ci sono osservazioni, la mozione viene prelevata. Ne diamo lettura. Allora, il prelievo l'avete fatto così senza appello, giusto? Sì, abbiamo votato Sì, il senza prelievo appello. così, va bene. Sì. Quindi ne do lettura. L'oggetto è eliminazione barriere architettoniche, realizzazione rampe in prossimità degli attraversamenti pedonali di via Catullo incrocio via Tacito. Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 16, garantisce il diritto della mobilità di ogni cittadino, la concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo per poter esercitare tutta una serie di diritti, nonché per integrarsi nell'ambiente sociale. Ritenuto che l'articolo 3,2 della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di uguaglianza, è proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità e il correlato obbligo per la pubblica amministrazione di le barriere architettoniche. Considerato che la circoscrizione è il primo gradino della politica, dove i cittadini hanno il primo contatto per ascoltare le richieste e le esigenze per il bene della collettività, e investe ed interessa il Presidente della settima circoscrizione affinché si impegni ad inviare agli organi preposti la presente per eliminare le barriere architettoniche, realizzazione e rampe in prossimità degli attraversamenti pedonali di via Catullo e incrocio via Tacito. E la mozione è del 20 ottobre, firmata il consigliere Ferdinando Cusimano. Sì, una mozione validissima. Intervengo io perché il Presidente, collega. qual è il numero legale? Sì, perfetto. No, siamo sei. Si è riunito il collega Sandovalli. Quindi siamo sei. Quindi una mozione validissima, già precedentemente ne abbiamo votate altre. Chiaro è che vanno eliminate tutte le barriere architettoniche, appunto per consentire a tutti di avere un accesso facile, libero, per gli atti quotidiani e la vita che ognuno di noi deve vivere serenamente. Quindi vanno votate queste iniziative che mirano appunto ad eliminare quelle che siano le barriere che poi creano disagi all'interno di una comunità, e quindi ritengo che questa mozione
debba avere l'approvazione dell'intero consiglio al fine di realizzare quanto in oggetto. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, però vedo che è uscito di nuovo il collega Sandovalli, quindi se non ci sono interventi verifichiamo il numero legale, dottoressa. Sì, allora chiamo l'appello, è giusto? Sì, sì, certo. Allora, 10:53. Buongiorno. Armetta? Presente. E Costantino? Presente. Cusimano? Assente. Assente, assente. Galeotto? Presente. Gottuso? Assente. Fiore? Assente. Megna? Presente. E Puma? Assente. Sandovalle? Assente. Scaffidi? Presente. 2, 4, 5. Presenti 5. Assenza del numero legale, la seduta è aggiornata ad un'ora. Quindi alle 10:54, alle 11:54, giusto? Perfetto, sì, sì. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno.